disco. Quando avete iniziato a lavorarci? Abbiamo iniziato in realtà 2 anni fa quasi. Varie svolte, vari ripensamenti, poi una serie di episodi ci hanno un po' aperto gli occhi, da un mio viaggio in Africa a tante cose che sono successe in giro per il mondo e anche in giro per l'Italia, per Milano, e siamo arrivati a pubblicarlo adesso. Comunque ci ha preso un bell'anno di lavoro. Quindi diciamo che sono entrate dentro tutte le proteste, ho visto che vi hanno molto influenzato le varie proteste, quindi tutti i movimenti Occupy, gli Indignados, il movimento... Sì, sicuramente questi fenomeni sono stati dei grandi propulsori di riflessioni e delle grandi testimonianze del fatto che una certa generazione in tutto il mondo ha fatto accadere delle cose, magari in un modo un po' più trasversale rispetto a quelli che sono stati i movimenti di protesta storici. Noi siamo stati attraversati anche in Italia, seppur in modo più marginale, da questi fermenti, e questo ha portato ovviamente anche a una riflessione su come invece in Italia noi per primi viviamo e abbiamo vissuto certe dinamiche di questi anni, per cui il disco, proponendosi di parlare comunque della vita di persone più giovani di noi, visto che ci siamo già occupati in passato a lungo di tutte le generazioni precedenti, fino partendo da Garibaldi, in questo momento diciamo che c'erano molti appigli per entrare in una prospettiva come quella delle persone dai 20 anni in poi, e con tutto quello che stanno facendo, che a volte è molto di più di quello che pensiamo. Non nego che ci siano dei movimenti anche in Italia, abbiamo visto che comunque, soprattutto per quanto riguarda la questione Notav, però ad esempio a livello degli Indignados sembrano sempre i soliti quattro qui da noi. Vi siete mai chiesti come mai questo tipo di movimento non... Ma noi siamo, a parte che siamo una popolazione comunque molto divisa di fondo, e i movimenti invece sono fatti di comunitarismo, di ideali comuni. Noi siamo molto più facilmente coinvolti in situazioni locali, infatti appunto i Notav sono un esempio peculiare di questo, di problematiche localiste piuttosto che di stampo ideale più universale negli ultimi anni. Allo stesso tempo penso che forse in certi posti ci sia una percezione maggiore di uno stato di cose negativo, e l'esasperazione che ne determina, unita poi all'attitudine delle persone, che è sempre fondamentale, porti alla nascita di questi fermenti. Probabilmente noi non siamo ancora del tutto maturi a livello sociale, però ci sono degli episodi, e anche nel piccolo il fatto che sempre più persone, anche molto giovani, maturino una consapevolezza, uno stile, un'attitudine di un certo tipo mi fa pensare che stiano succedendo delle cose. Sì, probabilmente è anche un po' una diseducazione alla politica, anche appunto negli ultimi 20 anni non ha permesso anche un rinnovamento nel pensiero stesso, no, della politica, quindi anche questo rigetto che c'è fortissimo, che è anche giusto probabilmente per non tanto nel principio ma nella concretezza poi dei fatti. È un handicap che crea proprio questo gap, cioè quindi l'incapacità di rinnovare una prospettiva, un pensiero. Però probabilmente questa maturazione così sta iniziando, è in atto, e certi segnali ce lo dicono, ce lo iniziano a dircelo. Tra l'altro in questi giorni, e siamo tra parentesi a poche centinaia di metri dalla Torre Galfa, che è stata occupata dal collettivo Macao, quindi voi ne avete sentito parlare di questo movimento, è una settimana a questa parte che se ne sente parlare dappertutto. Sì, siamo anche stati a vedere, ma io credo sì, ma Milano ha una storia di occupazione, di movimenti, di politica extraparlamentare, e sicuramente è una città che dal punto di vista della sua architettura ha una marea di spazi che prima o poi, come è successo in altre capitali, andranno raggiunti, e probabilmente in questo periodo ci sono anche delle componenti che potrebbero facilitare questa cosa,
proprio nello scenario politico, in particolare cittadino. Allo stesso tempo, parlando del disco, mi sento di dire che sicuramente la rappresentazione di questo slancio è un elemento forte. Allo stesso tempo, magari gli stessi personaggi che in una canzone sono protagonisti di queste istanze, in un'altra sono visti attraverso i loro tic, le loro manie, le loro contraddizioni, per cui non c'è assolutamente una volontà di esaltazione, ma di, anzi, rappresentazione da un punto di vista umano, terra a terra, anche di figure a cui noi ci sentiamo idealmente vicini. In questo credo che ci possa anche essere l'elemento pop del disco, nel senso che personalmente io non ho mai amato il fatto che la musica appoggiasse palesemente anche una causa in cui credo. Viceversa, può essere interessante avere a disposizione più brani per guardare lo stesso fenomeno da un punto di vista magari più alto o piuttosto che anche banale, che però è quello che succede tutti i giorni, nel senso che poi anche le persone che vanno in piazza a combattere hanno le loro storie d'amore, hanno i loro difetti, hanno i loro scazzi, quindi perché non occuparsene? Ascoltando il vostro disco ho avuto una percezione che non so se anche voi condividete, mi sembra un disco molto fotografico, quindi che racconta comunque anche delle, oltre che delle storie, delle suggestioni, anche proprio quasi fotografiche, quindi voi siete d'accordo con questo? Visto che nel senso, io ve lo chiedo perché io ho avuto questa sensazione. Guarda, il fatto stesso che abbiamo scelto di anticipare il disco con un Tumblr fatto di GIF animate, credo dichiari il fatto che rispetto al passato la nostra volontà è quella di usare meno fonti didascaliche possibili e tradurre nel modo più immediato e anche istantaneo possibile l'immaginario della nostra musica, che non è nemmeno detto che sia il nostro, per cui il fatto di utilizzare un Tumblr dà la possibilità a tutti in tutto il mondo di appropriarsi di un'immagine, reinterpretarla, ripostarla e volendo anche poi associarla a una musica, però non in un modo imposto. Sicuramente l'elemento fotografico è dato dal fatto che il disco è anche molto figlio di internet, è figlio del fatto che si possa documentare tutto, perché oggi un telefono è una macchina fotografica, un iPad, un computer ti servono per documentare e rappresentare in tempo reale tutto, quindi poi forse scrivere una canzone è un po' il modo di fare un riepilogo, però sicuramente l'attitudine, la cultura da cui nasce molto di questo disco è una cultura di rappresentazione istantanea del mondo, fatta da milioni di persone, non più solo da canali ufficiali.